Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Arrivo, non scappate, ci sono. Mi metto solamente la maglia del Sassuolo e poi sono subito da voi. Arrivo. Eccolo, eccomi qua, ci sono. E allora, come state? Tutto bene? Io ho il fiatone da lì a qui e quindi sto morendo. Altro episodio della carriera, così possiamo finalmente sfregarci le manine e andare a leggere tutti i vostri commenti. Direi di iniziare subito perché non ci sto più dentro, ma prima, come ogni episodio della carriera che si rispetti, salutiamo l'ultimo like su Instagram. E colgo l'occasione per mandare a quel paese Seppi, sei proprio uno stupido. L'ultimo like su Instagram è di Gambe Luca. E quindi Luca Gamberini di 14 anni. Ciao Luca, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Passate qui sotto in descrizione per trovare tutti i link ai miei social network e tutti i link ai canali di Brilles. Iscrivetevi dappertutto, su ogni link cliccateli tutti e goda catch em all. Come ricorderete, dovremo andare a giocare contro il Milan, l'ex squadra dei vari Donnarumma, dei vari De Sciglio, dei vari romagnoli che abbiamo comprato in questa sessione di mercato. Come ci ricorda anche la sezione notizie, comunque, per dirne una. E poi mi avete detto anche di provare magari il 4-3-3, perché comunque i giocatori sono anche da 4-3-3. Io ci riprovo, l'avevo già usato, però voglio usare il 4-3-2-1 se proprio devo giocare con il tridente: Berardi a destra, Kishna a sinistra e Niang punta centrale. Comunque dovremmo esserci lo stesso, però Magnanelli deve fare il regista. Mi trovavo molto bene con il 4-3-1-2, però non facevo gol, quindi spero che questa cosa riesca a farmi fare il successivo power up per riuscire a vincere più facilmente le partite. San Siro contro il Milan, tra l'altro io presto andrò a San Siro a vedere Milan-Juventus, anche se questo video uscirà che la partita sarà già stata giocata. Vedete, nei miei video vi insegno anche a parlare e a coniugare i verbi in italiano corretto, quindi il mio canale è una spanna sopra tutti gli altri. Sono proprio stupido anch'io, però. Torino capolista, subito dopo Juve, Napoli, Lazio, Genoa e poi il nostro Sassuolo sesto. Però noi dobbiamo assolutamente fare punti contro questo Milan. Parlate del mio allenatore che è molto freddo col cappotto. Brr. Allora, il Milan è una mia bestia nera, lo sapete già dall'anno scorso con la Sampdoria. Io non riuscivo mai e dico mai a vincere contro il Milan. Speriamo che quest'anno sia un po' diverso, perché questi tre punti mi servono assolutamente per non farmi scavalcare in classifica. Vai Niang, spaccali tutti. Ma che palla gli ha dato? Ma perché non siamo riusciti ad arginarla questa discesa di onda con il 10 sulle spalle del Milan, che mi fa sempre ridere come cosa. Niang, Berardi, mamma mia che scambio tra i due. Niang, ancora lui, può andare da Kishna. Kishna in area, il tiro di Kishna, gol di Kishna, mi sembrava altissima e invece c'è il gol subito di Riccardo Kishna. La prima volta che scendiamo, Berardi, Niang, Kishna, con questo nuovo, con questa nuova disposizione tattica riescono ad andare via benissimo sugli esterni. Mi sembrava alta e invece Kishna la mette dentro a San Siro, il gol dell'1-0, gol di Riccardo Kishna, aveva trovato il palo nella scorsa partita di campionato con il gol di Niang. Questa volta è Niang che serve Kishna, esultiamo tutti, ragazzi, esultiamo tutti. Ancora Pellegrini dentro a Berardi, attenzione, da Berardi, da fuori area, prova il tiro, la palla che è ancora lì perché c'è la guida. Romagnoli dentro per Mattiello, Mattiello ancora lì, Nyuguri, si chiude il triangolo, Berardi, fai andare Mattiello, benissimo nello spazio così, Mattiello puoi spingere, aspetta l'arrivo di Berardi e poi dentro per Nyuguri, mamma mia come giochiamo bene, come si triangola bene, ancora Nyuguri, in area, la vuol mettere per Kishna, è la doppietta di Kishna, come l'abbiamo giocata ragazzi questa palla, che azione straripante sulla corsia di destra e poi tutto dentro, sulla sinistra, Riccardo Kishna risponde presente e segna la sua doppietta personale, solamente 6 milioni è costato Riccardo Kishna e sta facendo il disastro, sempre il giocatore più in forma e a tanti non piaceva Riccardo Kishna, 2-0, doppietta San Siro. Sousa, ancora per Bacca, sempre i due uomini più pericolosi del Milan in questa frazione di gioco, Donnarumma, no, si butta dentro Montolivo, speriamo che non gliela dia, ancora Bacca, il tiro di Bacca, bellissima azione del Milan, oddio, ma che gol ha fatto Montolivo, ma non si può prendere un gol del genere da Montolivo, va bene che ha fatto una gran azione, va bene che ha giocato tanto palla, ma Montolivo dal limite dell'area che la metto nel set, ragazzi, dai, per favore, ok, non c'è davvero il realismo nella mia carriera, sono d'accordo con voi, guardate, boom, Montolivo di prima così, ok, Niang, ancora lì Kishna dentro, attenzione per Nyuguri, una gran imbucata da parte di Kishna, Nyuguri la stoppa, la crossa per Berardi che ci arriva, attenzione, sale Abate, velocissimo, Abate come un treno sulla corsia di destra, ancora Abate, il dribbling di Abate, va sul fondo, va via tutti, Abate la tocca Donnarumma, gol del 2-2, abbiamo veramente preso questo gol. Cioè Abate non si riusciva a contenere, ragazzi, non gli riuscivo a togliere la palla. Sembrava Messi, non Abate. Sembrava Messi, non Abate. Guardate cosa sta facendo. Pensa a te.
Pensa a te, la Roma respinge sempre sul piede l'avversario, anche col Chievo. Dobbiamo rifare tutto da capo praticamente. Proviamo a lanciare Kishna nello spazio. Attenzione, Kishna riesce a prenderla. Kishna, ragazzi, il più in forma di tutti. E poi c'è fallo clamoroso di Paletta. Questo era cartellino, anzi no, di Antonelli. Direttore, direttore, non puoi dirgli solo di stare calmo. Ridargliela indietro. E poi Berardi, stop. E tiro a giro con il mancino. Oddio, palo! Oddio, che palo ho preso! C'è ancora Berardi. Ci riprovo da lì, Berardi, la deviazione. Spero che sia almeno calcio d'angolo, così sia. Mamma mia, che cosa ho fatto con Berardi. Dentro, Magnanelli, la mette per il colpo di testa. La riprende perché si addormenta la difesa del Milan. Attenzione, c'è ancora Berardi. Dentro Danyang, ma non puoi sbagliare questi gol, Baye. Va bene che sei del Milan, però. Mamma mia, due occasioni clamorose mangiate. Ancora Kishnia, dentro, per Niang. Vai Niang, devi farti perdonare. Un gol sbagliato, semplicissimo. Ancora Niang. Niang, chiede l'1-2 a Kishnia, attenzione, è partito Berardi. Proviamo a servirlo, vai Mimmo, contro Paletta. Vai Mimmo, che ce la fai? Ancora te, Berardi, la prende, controbatte. Prova a crossare, la palla deviata. Eh no, adesso bisogna andarla a vincere questa partita. Gnonguri, grazie per la partita di sacrificio. Dentro Sturaro, e poi dentro anche Rashford, perché Niang ha fatto veramente pena. E poi uno tra Kishnia e Berardi, però mi è sembrato molto ispirato Berardi nel secondo tempo. Togliamo Kishna. Sì, Berardi, ancora te. La metti con il destro per Rashford. Siamo in pressing totale adesso in questo momento. Berardi la stoppa. La mette con il mancino per Piazza. Sì che lì, Berardi. Prendila, Rashford, da fuori. Il tiro di Rashford. Dove era in uscita quella di Niang? No, no, guai a voi. Guai a voi, oddio, per fortuna. Perché l'ho meritata, l'ho giocata benissimo io. Dai, dai, ma Romagnoli dentro. Una gran palla di Romagnoli per Piazza. Piazza, ancora lì, Piazza, può tirare. Piazza, la traversa, ancora la parata e la traversa. Non ci voglio credere. Ma che sfiga tremenda, allucinante. Finisce qui la partita 2-2. 2-2, il Milan ha fatto due tiri. Due. Noi abbiamo preso un palo, una traversa. Mamma mia, due palle uscite clamorose. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti quali sono i giovani che devono essere allenati. Io alleno quelli che secondo me sono i più forti, ma fatemi sapere se ho qualche gemma nascosta che magari diventa ancora più potente. Però sono veramente ancora incazzato. Cioè mi stanno sulle balle queste cose. Non riesco a concepirle, non riesco a superarle. Allora, prima che mi dimentichi, ci sono due giocatori che voglio provare a prendere nel mercato di gennaio, oltre a quelli svincolati di cui ho parlato nello scorso episodio, e sono Balotelli e Giovinco, anche se probabilmente Balotelli non si può prendere perché in prestito. Ah no, appena arrivato, quindi è in vendita già dalla prossima sessione in teoria. Invece Giovinco comunque costa tanto, è quasi 30 anni, però è forte in FIFA. Mi ero dimenticato di mettere la numero 10 a Berardi, dato che secondo me è una cosa molto molto sensata. Sì, 42 milioni di euro per Giovinco. Sì. Ragazzi, la partita con il Crotone dovrebbe essere sulla carta facile. È ultimo in classifica tra l'altro, quindi questi 3 punti per favore fammeli prendere. Formazione titolare, perché tanto fra poco c'è l'Europa, modifichiamo solamente il modulo nel 4-3-2-1. Giochiamo in casa contro il Crotone e voglio vincerla. Voglio vincerla perché con il Milan davvero mi sono arrabbiato troppo. Bella palla. De Sciglio, devi prenderla. Invece no, c'è Palladino. Ancora lui, Palladino. Sul fondo, Palladino. Ci salta, ci saltano sempre tutti. Berardi, dai, che hai il 10 sulle spalle. Tuo nuovo numero, devi dimostrare chi sei. Non è più Piazza al nostro 10, sei te. Niang, Kishna, attenzione, ancora Kishna. Dentro per Niang, è partito tutti. Sono partiti tutti. Dentro per Berardi, con il numero 10. Berardi, in area, il tiro subito fuori. Sì, però mi accorgo solamente adesso che Berardi sta giocando a sinistra e Kishna a destra. Palladino dalla bandierina, la mette bene. La mettiamo fuori con Magnanelli. Però Niang devi andare a pressare su queste palline. Sei tu il primo difensore in quel... Che cosa ci posso fare? Che cosa ci devo fare? Passa così, mezzo otto, e fa gol. Dai ragazzi, cioè non possiamo veramente permettercele queste cose. Dai Mimmo, devi risollevarci tu, devi risollevarci tu. Mimmo, vai, tira! No, l'infortunio per Berardi, no ragazzi, è praticamente quello più in forma in queste partite, quello che ci serve di più. Dai, proviamo a vedere se riesce a giocarla ancora. Mamma mia, Kishna, che bel corridoio che aveva visto. Attenzione, ancora loro dal limite il tiro, Dio fuori. Dai, Kishna, Niang, Berardi, che forse si è ripreso. Ancora Berardi, dentro per Kishna. Che gran palla di Berardi per Kishna. Kishna, Kishna, Kishna! Il gol dell'1-1. Subito Kishna e Berardi. Lo show delle nostre ali. Vai così.
Mimmo, bravo Mimmo, che sta in campo nonostante l'infortunio. Gran taglio di Kishina, verso il centro, verso l'area, verso la porta, verso il gol dell'1-1. E Berardi, dentro, chiede l'1-2 Niang, che lo fa salire molto bene, servito adesso Berardi. Ancora Berardi, ancora lui, ancora Berardi, è partito, vuole centrarsi, Berardi, con il tiro a giro fuori di un niente. No, il Crotone è ancora pericoloso, il tiro, la paratona di Gigio. Attenzione, c'è Magnanelli in possesso della palla, ancora Magnanelli che la sradica. Magnanelli, può andare lui, dentro per Berardi, il cuore nero-verde del Sassuolo. Kishna ancora lì, c'è Berardi che la stoppa, la mette giù, Berardi, mamma mia, il taglio di Niang, il tiro. Kishna e Berardi, gli autori di gol e assist, ancora Berardi, vuole andare verso il centro, Berardi va sul fondo, la mette per Gnoguri, il tiro e il gol di Gnoguri, vai Gnoguri, Gnoguri, con la testa, il mio uomo, questo è il mio uomo, ancora una volta, assist di Mimmo Berardi, che se li mangia tutti, e poi Gnoguri, con la testa, il gol del 2-1, prima dell'intervallo, vai così ragazzi, così ci siamo. Un parto queste partite, sono veramente un parto. Per adesso questo è l'episodio più spettacolare della carriera, però quel punto perso col Milan. Sì, Kishna, Niang, dentro per Berardi, dai Mimmo che sei sfortunato, non riesci mai a fare gol te. È partito Niang, proviamo a servirlo, la palla che arriva ancora a Kishna, dentro per Berardi, 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 ancora lui, vuole andare, aspetta, è entrato Gnoguri, il tiro di Gnoguri. Raffaele Palladino, ancora lui, l'uomo più elegante, più pericoloso del Crotone, la palla messa in mezzo così, Gnoguri, non so come l'hai presa, poi l'hai persa, poi il tiro, il palo del Crotone. Adesso però ci crede il Crotone, vuole il gol del pari con Falcinelli che attacca per vie centrali, quando partono così lo sapete, sono pericolosissimi. Tonev in buona posizione per il cross, esce bene Mattiello, la fa sua, però dopo la recuperano sempre immediatamente. Vai Mattiello, puoi spingere te Mattiello, vai che ne hai ancora, vai dentro per Piazza, che fresco, c'è Berardi che la viene a prendere, ancora Berardi, dentro per Alfred Duncan, Duncan prova ad aprire con l'esterno per Pellegrini che adesso vuole andare dalla bandierina perché è il 90esimo, vuole tenere il possesso della palla. E allora adesso può crossare per Niang di testa fuori. Calcio d'angolo ragazzi, meritatissimo questo calcio d'angolo, ci sta. Vienila a prendere allora Niang, vienila a prendere e poi tienila lì, mettiti a palleggiare, bravo, bravo, così la tieni lì, bravissimo. Ma finisce qui, 2-1, 3 punti conquistati, con molta sofferenza. Devo sudare sempre 1000 camicie per portare a casa dei punti in questo gioco. Però in questo episodio 3 gol su 4 sono stati di Riccardino Kishna. Invece Berardi abbiamo dato il 10, responsabilizzato, doppio assist. Un po' di allenamento per i soliti 5. Per far diventare dei veri e propri fenomeni. Modifichiamo il modulo perché ormai è ufficiale, si gioca con questo qui. E quindi Saponara diventa anche abbastanza inutile in previsione del mercato di gennaio. Invece Robben e Ribéry mica tanto. Giochiamo contro il Granada, che è praticamente la testa di serie del nostro girone, e quindi speriamo di vincerla. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che è molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ooh, baby, I like it, bro.